Quando Dio vuole fare nuove tutte le cose per mezzo del suo figlio, non comincia dal Tempio, ma dal grembo di una donna piccola e povera del suo popolo. È straordinaria questa scelta di Dio. Non cambia la storia attraverso gli uomini potenti, delle istituzioni civili e religiose, ma a partire dalle donne della periferia dell'impero, come Maria, e dai loro grembi sterili come quello di Elisabetta. Penso a tante persone coraggiose, credenti e non credenti, che ho incontrato in questi anni e che rappresentano il cuore pulsante di Roma. Davvero, Dio non ha mai smesso di cambiare la storia e il volto della nostra città attraverso il popolo dei piccoli e dei poveri che la abitano. E il Signore cosa chiede alla città di Roma? Ci affida la sua parola e ci spinge a buttarci nella mischia, a coinvolgerci nell'incontro e nella relazione con gli abitanti della città, perché il suo messaggio corra veloce. Cari sorelle, cari fratelli del Signore, proviamo a condividere insieme tre ragioni per cui dir grazie questa sera. Grazie, Signore, perché ci hai voluto parte del popolo che ti appartiene. Sì, siamo popolo di Dio. In questo anno di grazia ne abbiamo fatto un'esperienza forte. Dopo 83 anni la Chiesa Aretina è andata a Sinodo. Ha convocato il popolo di Dio e la grazia dello Spirito Santo è aleggiata sopra i nostri sinodali, che hanno riproposto del Vangelo perenne una lettura che fosse comprensibile al popolo del nostro tempo. Sì, il Vescovo è convinto che gli aretini la fede ce l'hanno. Magari nel profondo dell'anima, talvolta coperta dalla cenere, ma la brace ardente non muore. Speriamo di non essere stati noi, istituzione della Chiesa, ad aver reso difficile la professione della fede di molti. Siamo il popolo di Dio. Abbiamo recuperato l'identità, ringraziando il Signore per una storia che è gloriosa, fatta di tante vicende, ma abbiamo detto che la nostra identità più vera è proiettata al futuro, in quella grazia che il Signore vorrà mostrarci per avviare il nostro percorso. In Sinodo più volte è riecheggiato il tema della Shekinah. Il popolo dell'Esodo era guidato di giorno dalla nube che di notte si illuminava. È la presenza del Signore in mezzo a noi. Un popolo che non si guarda per il piacere di ritrovarsi, per la scontata vicenda d'essere noi una comunione, seppur vasta,
noi siamo chiamati alla missione. Buon anno a tutti. Il primo giorno dell'anno la Santa Madre Chiesa ci chiede di celebrare la Santa Madre di Dio, il titolo più alto
che da Efeso in poi è stato dato a Maria di Nazareth. Innanzitutto la preghiera. Salve Madre Santa, tu hai dato alla luce il Re che governa il cielo e la terra per i secoli in eterno. Il primo pensiero, la prima preghiera, avviando la festosa danza dei giorni all'inizio dell'anno, si rivolge a Nostra Signora. La Chiesa aretina si inchina tramite ciascuno di voi, ambasciatori delle rispettive comunità, si inchina davanti all'immagine di Maria, Madonna del Conforto, e ti saluta piena di gratitudine per la tua divina maternità, che è fonte della nostra salvezza. Ancora la preghiera. La donna ha generato l'Eterno Re. Onore alla Vergine, gloria alla Madre, come lei non è stata e non sarà nessuna altra. Alleluia. Da questa preghiera noi ricaviamo tre brevi pensieri che ci nutrano nella nostra speranza. Noi crediamo che il bambino che Santa Maria ha portato in seno è Dio, il Figlio di Dio. Dio si è compromesso con noi e questo è fonte della speranza. All'inizio dell'anno, di fronte a un futuro che molti vogliono rappresentare pieno di dubbi, di incertezze, di insicurezze, noi cristiani ripetiamo la speranza. Dio ha vinto il mondo, Cristo oggi, ieri e sempre, diciamo sul cielo pasquale nella notte di Pasqua, ci conforta la sua presenza con noi. Sappiamo anche che la Santa Madre di Dio intercede per noi chiedendo non solo misericordia, ma anche pace. C'è bisogno di ritrovare la forza interiore perché ciascuno faccia la sua parte. Da Maria impariamo il silenzio. Nel Vangelo di Luca si descrivono i pastori di Bezaur pronti a mettersi in cammino e a raccontare ciò che hanno udito e visto. Accanto ai pastori, il Vangelo mostra gli abitanti di Betlemme. Indifferenti. Papa Francesco dice che il peccato del nostro tempo è l'indifferenza. Può succedere di tutto, ma siamo talmente egoisti che si resta fermi pensando a noi stessi. Maria, terminava nel Vangelo che abbiamo ascoltato, serbava tutte queste cose nel suo cuore, assorta e silenziosa. Assorta perché solo chi pensa capisce, silenziosa perché si fida di Dio. All'inizio dell'anno, che manifesterà rinnovati segni del prodigi che Dio vuol fare, la Chiesa si mette in meditazione della parola e vuole iniziare con la pace nel cuore. Nel nostro tempo c'è bisogno di interiorizzare, di ritrovare lo spazio interiore. Maria si prepara
nella meditazione della parola di Dio, in terra toscana la Santissima Annunziata è sempre rappresentata con Maria che ha nelle mani la Bibbia. Credo che ci sia dato il compito di capire e far diventare vita quella fede che ci abbiamo. Stasera tocca, come gli antichi nelle case dei poveri, al focolare. Tocca prendere il soffione, far alzare la cenere perché la brace potesse riprendere vigore. Questo siamo venuti a fare stasera in chiesa, a ridare splendore a quella fede che ci abbiamo sotto la cenere. Tutto questo genera la pace. All'inizio di un nuovo anno sappiamo che Dio sarà con noi, non ci abbandonerà. Il ruolo della Chiesa è di tornare a dire a tutti che Dio aiuta, non abbandona nessuno. Tocca a noi però ripeterlo a tutti, soprattutto a quelli che abbiamo più vicini. Per Capodanno è tempo giusto di propositi, di impegno rinnovato, di grazia, che è la nostra forza e la nostra benedizione. Il Papa dice che l'impegno di tutte le persone di buona volontà genera la pace. Papa Francesco quest'anno ci dà 4 mandati inusuali, che credo sia bello ripeterci. Primo, nel grembo di una donna Dio e l'umanità si sono uniti per non lasciarsi mai. Anche ora in cielo Gesù vive nella carne che ha ricevuto nel grembo di Maria. L'umanità è dunque per sempre accanto a Dio. C'è una dimensione umana. Dio capisce, è il tema grande della lettera agli Ebrei. Non è un sommo sacerdote che va a fare riti, ma Gesù, sommo sacerdote della nuova alleanza, capisce, comprende, perdona, aiuta. In Dio ci sarà sempre attenzione per la nostra umanità. Maria, secondo pensiero del Papa, madre di Dio, ci puoi contare che è anche madre nostra. Il terzo pensiero dice che Gesù è nato da donna. Papa cita la lettera ai Galati. La rinascita dell'umanità è cominciata dalle donne. Le donne sono fonti di vita, eppure sono continuamente offese, picchiate, violentate, cito il Papa, indotte a situazioni difficili e complesse. È il tempo di rivalutare l'umanità al femminile. E da ultimo il Papa dice che perfino la maternità in questo tempo è disprezzata. Il calo demografico assurdo. Il Papa esplicitamente dice di quelle madri
che pur di assicurare al loro bambino una vita migliore, affrontano i rischi del mare dopo le fatiche e le sofferenze di territori e di avventure terribili. Ma noi non abbiamo pietà. Il Papa conclude dicendo che è una pietà che non si limita ai casi della cronaca, ma non c'è amore verso le donne. Occorre riprendere, riaffermare questa dimensione che in Maria ci ha resi figli di Dio. E a noi che tocca? Qual è la nostra missione? Ci è chiesto di fare del nostro meglio per avviare la pace in questo tempo che ci separa dalla Gerusalemme del cielo, cioè guardare avanti senza paura. Il paradiso è possibile, sta a noi camminare nella pace per costruirlo. Credo che una riflessione semplice ci aiuta a dare consistenza a quanto la parola di Dio e il successore di Pietro ci hanno detto in questo 53esimo giorno della festa della pace che stiamo celebrando in tutto il mondo.